Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points a prezzi davvero bassi, potete andare su golda.com e con il codice JustEas avrete un piccolo sconto. Link in descrizione. Buona prima ragazzi, qui JustEas, siamo tornati con questo nuovissimo video. Un video serale un po' particolare, però oggi vi porto un video a dir poco incredibile, perché vi porto quelli che potrebbero essere i giocatori più buggati su FIFA 17. Mi raccomando, lasciate subito un bel mi piace, perché quando questo video raggiungerà 3000 mi piace vi porterò uno squad builder della serie A più buggata che vedremo su FIFA 17. Quindi mi raccomando, devastate il tasto dei mi piace, mi raccomando. Oggi appunto vi porterò giocatori più buggati secondo me. Che cos'è un giocatore buggato, per chi non lo sapesse? Un giocatore basso di overall economico e che ha delle potenzialità in game molto superiori a quelle che sono le sue statistiche sulla carta. Quindi io vi parlerò di questi 5 giocatori in base a come sono su FIFA 16 e appunto predicendo come saranno su FIFA 17 e quanto e come e cazzo se saranno buggati. Partiamo subito. Primo giocatore, Sané acquistato dal Manchester City. Incredibile, come vedete anche il nuovo stemma del Manchester City. Un giocatore che ha fatto una discreta stagione allo Schalke. È molto giovane, quindi molto promettente, pagato un bordello dal Manchester City, ma me lo immagino come un giocatore che sarà non buggato di più. Su FIFA 16 ha ricevuto anche una carta Team of the Season, che era data in premio in quei tornei, che appunto se si vinceva il torneo si aveva Sané 83, TOS non scambiabile. Me lo immagino quindi un esterno destro 77 con 92 di velocità, 75 tiro e altre ottime statistiche. Quindi un giocatore che sarà buggatissimo, secondo me sarà usatissimo soprattutto all'inizio. Speriamo che costi poco, perché essendo del Manchester City, essendo probabilmente così buggato, il suo prezzo potrebbe lievitare. Speriamo non lieviti troppo, ma questo giocatore sarà qualcosa da mettersi le mani nei capelli, veramente fenomenale. Secondo giocatore, Oliver Torres dell'Atletico Madrid. Allora, questo giocatore, se voi l'avete provato su FIFA 16, 79, delle statistiche apparentemente di merda, soprattutto quella del fisico, ma è di un buggato, che veramente dite, ma che cazzo hanno fatto con sto giocatore? È troppo forte, è illegale. E infatti, signori, lo sarà anche in FIFA 17, almeno secondo me, perché avrà delle stats ancora più assurde. Cioè, sembrano sempre di merda, ma se sarà come è in FIFA 16, non ce ne sarà per nessuno. Lo userò questo giocatore dal primo giorno di gioco all'ultimo, perché sarà qualcosa di illegale. Mamma mia, provatelo su FIFA 16 e mi darete sicuramente ragione. Oliver Torres, il best bug in the world. Mamma mia, per la Liga BBVA economica, devastante, è il massimo. Un COC tecnico, brevilineo, veloce, con 4 stelle skill, signori. Il massimo, veramente il massimo. Terzo giocatore, il buon De Frel, signori. Il buon De Frel l'ho downgradato, perché sinceramente ha fatto una stagione non eccelsa. E poi lo sappiamo che la Serie A, per tenerti un overall, devi sudare non poco. Quindi l'ho downgradato di 1, ciononostante delle statistiche veramente devastanti. Quindi lo vedremo sicuramente in tutte le Serie A. Purtroppo, essendo un agente all'inizio, non si troverà molto nei pacchetti, ce ne saranno pochi e il suo prezzo sarà abbastanza alto. Però dopo, secondo me, non se lo cagherà nessuno. Quindi sicuramente vedremo questo De Frel e avrà un prezzo abbordabile. Sarà un giocatore di quelli fortissimi, veramente un argentone super buggato, super devastante, fortissimo, che potremmo utilizzare. Probabilmente verrà fatto anche ATT, quest'anno è AT, ma penso verrà spostato perché ha giocato molto come ATT. Quindi vedremo, ma De Frel, signori, tanta roba. Penultimo giocatore, signori, Bufal. Ma Bufal, ormai questo lo conoscerete sicuramente, 5 star skiller, tantissima roba, 78 quest'anno, l'ho aumentato come minimo a 80, vedremo se sarà aumentato a qualcosa in più, ma come minimo 80, un giocatore potentissimo, di quei super buggati che sono straconosciuti, quindi potrebbe costare un bel po' all'inizio, dato che 5 star skiller, 88 velocità, 87 dribbling, ho detto già tutto. Se questo giocatore giocasse in BPL costerebbe 50.000 crediti, probabilmente una cosa del genere, perché è talmente buggato che l'unica sua fortuna è che gioca in Ligue 1, quindi vedremo un po' se rimarrà al Lille oppure no. Però fatto sta che questo giocatore sarà qualcosa di devastante, sicuramente sarà qualcosa di devastante, 5 stelle skill, veloce, un ottimo tiro, un passaggio decente, l'unica pecca è il fisico, però lo vedremo sicuramente usato in tutte le Ligue 1, soprattutto all'inizio. Ultimo giocatore, ma non per questo meno importante, il buon Giaccherini. Il buon Giaccherini, come sapete, comprato dal Napoli.
Me lo immagino almeno un 77, l'ho messo solamente 77 nonostante l'ottima Europa che ha fatto, proprio perché lo sappiamo la considerazione che l'EA ha della Serie A. Quindi l'ho messo 77, ma gli ho pompato un bel po' le statistiche, quindi me lo immagino un ottimo centrocampista. Nonostante su FIFA 16 fosse esterno, l'ho messo centrocampista centrale, perché secondo me lo faranno in quella posizione lì. Come vedete le statistiche sono tutte alte, quindi completissimo come giocatore, secondo me non costerà un cazzo, proprio perché difficilmente qualcuno andrà a sbucciare lui. Però sarà uno di quei giocatori indispensabili per la nostra prima Serie A, per permetterci di partire alla grande. Quindi secondo me Giaccherini è il più importante tra questi 5 giocatori, quello che più ci potrà tornare utile soprattutto all'inizio. Quindi mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi 5 giocatori, qual è il vostro preferito, signori. Il mio sinceramente Giaccherini, lo userò sicuro, proprio al 100% userò Giaccherini, soprattutto se lo faranno centrocampista centrale, proprio perché le sue statistiche almeno su FIFA sono più adatte ad essere un centrocampista centrale piuttosto che un esterno. Non è velocissimo, quindi ci può essere più utile così. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, 3000 mi piace, squad builder con Serie A super buggata, mi raccomando, arriviamoci, ci vediamo al prossimo video, ciao!